Il paradosso dell'arciere. Immagina un arciere che scocca il suo dardo verso un bersaglio. La freccia appena lanciata inizia a dimenarsi e la forza applicata dall'uomo sulla sua parte posteriore la fa letteralmente incurvare. La punta, appena effettuato il rilascio, andrà verso sinistra, ma poi ritornerà verso destra dopo pochi attimi, curvando ulteriormente. Da lì in poi la freccia continuerà a puntare nelle due direzioni, oscillando sia a sinistra che a destra. E così via, fino a quando non si conficcherà nel suo bersaglio. Questo paradosso ci offre un insegnamento bellissimo. Per proseguire i nostri obiettivi, dobbiamo avvicinarci ad essi per gradi, superando momenti in cui ci allontaniamo dall'obiettivo ed altri in cui ci riportiamo sulla sua stessa rotta. Ti è piaciuto il video? Iscriviti.